buonasera. Benvenuti ad Affari Tuoi, grazie. Maestro Nigro, bonsoir. Buonasera. Grazie. Caro Flavio, mi chiamo Cecilia Berrettera, ho 10 anni, abito a Isola Dovarese, Cremona, provincia, il mio paese è molto piccolo e non esistono calamite ed è per questo che l'ho costruita insieme al mio papà, Massimiliano. Guarda che capolavoro, fai da te, grazie, sono tutte belle ma queste che fate proprio voi valgono ancora di più sentimentalmente parlando. Continua Cecilia e dice: io e la mia famiglia e mio nonno ti guardiamo tutte le sere, ci divertiamo a scommettere su cosa c'è nel pacco. Buon proseguimento anche a voi guardando Affari Tuoi. Attacco la calapita. Voilà. Più o meno, ripeto, anche se sbagliamo il punto geografico, il punto giusto è nel nostro cuore. La signora qua sotto di prima fila mi ha detto: bello de casa, non de casca. Non me casco, non me casco, non me casco. Ben arrivato. Non de Cahier, che in italiano non de Cahier, che è oye, non de Cahier, oye. Speriamo che non caschi. Alla Poiana. Alla Poiana? Perché io so te faccio pustone, Rapoiana. Alla Poiana. Alla Poiana è un posto, una località, è un dialetto, è un modo di dire? È un dialetto. È un dialetto. Bella, e siamo solo nell'anteprima, signora. Pensi dopo cosa faremo quando giocherà non la Poiana, ma la Toscana. Lisa, scusa se ti ho trascurato, ero con la signora. Ne valeva la pena. Che, valeva con la, la signora pena, che mi ha consigliato di non decagliere. Non cagliete manco voi, aspetteteci e dopo c'è Affari Tuoi. Buonasera! Buonasera, benvenuti ad Affari Tuoi. Gioca Lisa Lorenzo della Toscana, Firenze. 33, pochi anni, vai nella pischella, una bambina sposata con un bimbo? Sì. Di 17 mesi? Sì. 17 mesi oggi! Oh! Come si chiama? Niccolò! Niccolò! E il marito? Tommaso e Niccolò, meravigliosi, no? Vive a Montespertoli, lì in zona Firenze, piccolissimo, meraviglioso, paesino incantato, perfetto. Dove ha una casa vacanze, agriturismo è riduttivo, ci piace agriturismo ma anche casa vacanze. Comincia la tua vacanza, vacanza lavoro ad Affari Tuoi con la X. Scelta? Sì. Questa sotto l'occhio vigile del notaio Pocaterra. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, grazie. Un gradito ritorno, quello di Simona Costamagna, dottoressa Costamagna, presidente della Sutenti Roma, voilà! E poi Gattone Matiacic! Ciao! Buono gattone, buono gattone! Allora, gatto mammone sta a far finta a leggere il giornale. Allora, Lisa, siamo pronti? Per questa vacanza? Questa è davvero una vacanza. Mi vuoi raccontare prima di questi due bellissimi disegni? Sì, questi sono Portafortuna? Portafortuna. Sì, questo me l'ha fatto Lorenzo, il mio nipote più grande, siamo io e te, con il pacco che fluttua nell'aria. Bellissimo, come i palloncini di Up. Sì. Cioè, sulla musica, questa è la colonna sonora, ce lo chiedete spesso sulla nostra pagina Facebook. È la colonna sonora di un film meraviglioso d'animazione che si chiama Up. Questa è zia Lisa, sì. Questo è nonno Flavio, il pacco vola e lui si chiama l'autore di quest'opera meravigliosa. Lorenzo. E poi altro e portafortuna? Questa è il portafortuna della mia nipotina Carlottina, che ha aggiunto anche Amelia, che è l'altra mia nipotina, però dalla parte di mio marito. Amelia nel passeggino. Nel passeggino, è precisa. E siamo noi nipoti, i miei nipotini e io. E allora che vuoi di più dalla vita? Pachitos, nei primi 3 pacchi. Speriamo. E così subito 5.000 euro e facciamo i regali ai bambini. Si vola! Con calma. Sollevati Tania sui pacchi e scegli la leonessa. La leonessa. Buonasera a tutti. Cominciamo col graffio della leonessa sempre più bella. Il Lavradotto!
Ma quale graffio, una carezza della meravigliosa Leonessa. Massimo, sei la Liguria. Buonasera, sì. Buonasera. Buonasera Massimo, commercialista a cavallo. Io. Ti ho fatto la fattura? Vabbè, lo stesso. Riprendiamoci. Dobbiamo trovare i paghetti, se li troviamo adesso sono 5.000 euro e ci rifacciamo del danno. 19 Lazio, Mario. Buonasera a tutti. Buonasera, Taglie Toscana. Taglie Toscana, Mario col suo tram, l'uomo del tram, l'uomo che sussurra al tramvetto. 5.000 euro, va bene, va bene. Scusi, scende alla prossima. Avanti, c'è posto. 4, Mariella Calabria. Buonasera a tutti. Ciao mia bella Mariella, sempre più sorridente, bella. La minestra! Ma... grande Mariella! Ma la fai... insomma, dico, tu la sai fare lì per i tuoi ospiti, la fai? La no, non si fa da mangiare, no, non so, solo appartamenti. Però allora parliamone a proposito di quella minestra che è una minestra speciale. Sì. E ride. Allora, partiamo con questo. Abbassiamo un po' la musica, sì, per favore, senza... un po' di romanticismo. Senza levarla, romanticismo. Anche una luce più giusta. Abbassiamo il volume della musica. Allora, era un mercoledì sera, ero arrabbiata nera. Mercoledì sera? Mercoledì, ero... non lo so che avevo fatto, ma ero arrabbiata nera. Arrabbiata? Nera. Nera. Sono tornata a casa, incavolata nera, scendo dalle scale mio marito con quel sorrisetto. E dico, ma che ridi, cosa ridi che mi girano? Ero lì che preparavo sta minestra, insomma, la minestra, immagini, insomma, minestrina e brodo, e lui mi guarda. Tommaso. Sì. Mi gira intorno, fa, che c'è? Che vuoi? Che te t'ha fatto qualcosa? Perché mi guardo in questo modo, ho fatto qualcosa, che c'è? T'ha comprato la macchina? T'avevo detto, non c'è soldi, non la devi comprare. No, non l'ho comprata la macchina. Te t'ha comprato qualcosa, perché tu c'ha una faccia che non va. Tu a lui, sì. Aggredendolo. Sì, e lui continuava a sorridere, povero ragazzo, povera stella. Sì. Mi fa, Lisa, non ho comprato niente, c'è una cosa, l'ho comprata, hai visto che l'hai comprato? Mi fa, no! Allora si mette in ginocchio, allora lì io, zitta, mi sono rimessa subito. Ma apri la scatoletta, c'era l'anello, mi ha detto, mi vuoi sposare? E io gli ho detto, diamine ti sposo, ma secondo te? E la minestra era già in tavola. La minestra è la ghiaccia. Era freddata la minestra, ma per un motivo. Nobilissimo. È un pazzo, ma sposato. E la tua risposta è stata diamine. Diamine! Secondo me. Va bene. Ripartiamo. Sempre più leggeri. Lievi. Allora. Sì. 11, la mia cara amica Tiziana Umbria. Buonasera. Buonasera Tiziana, la bella di Città di Castello, Marco Andirondirondello. 10.000, 10.000, va bene. Ultimo tiro di questa prima parte. Scusa, già che ci siamo, la rete. Tu hai un'idea o chiedo alla dottoressa perché c'è la rete sul tabellone? Ah, perché gioca a pallavolo, noi ci siamo conosciuti, era il mio coach. Per giocare si fa di tutto, vedi? Ah, ti sei sposata l'allenatore della squadra? Poi l'ho mandato via, però. Come? Ho detto no, o io te, e ho detto vai via te. Cioè tu sei rimasta a giocare? Certo. E lui non allena più? Cioè hai fatto fuori tuo marito dalla squadra? E chi c'è adesso? Ma che dici? Come bello? Ora c'è un altro ragazzo. Ci si separa, si divorzia, non si esonera il marito. Ancora, non l'ho mai sentito. Dottoressa, mai sentito di un marito esonerato? Non capite il conflitto di interesse? Ma come ha fatto bene? Grazie. Com'è sto ragazzo che allena adesso? No, bravo. Sì, bravo. Non più bello di Tommaso. No, più bello Tommaso no. Il più bello l'ho scelto più bello io. Diciamoglielo. Ma io te lo dico sempre. Diamine. Si va a letto. Mi metto a letto, lo guardo e gli dico, ammetto un megarbio un monte. No, lo devi dire là, troppo bello. Tommaso. Musica bassissima, musica, atmosfera di nuovo di luce. Tommaso, fai finta aspetta, che... Aspetta, che c'è? Che c'è? Se avviene la notte, andate a dormire. Si va a dormire, lo guardo e gli fa, Tommaso, tu un megarbio un monte. Oh, allora, che ci dà un po'?
ride, lo fa ridere tanto. E lui? Sì. Lui guarda. Sveglia, ma che? Ma che? Non sente la tua affermazione sentimentale? Ma che? Non risponde, non commenta, allora, non replica. Ma lo sai quando io tornavo, cioè venivo alle partite, noi si gioca in settimana, si fa tardi, no? Sì, che lo chiamavo, Tommy, sei vinto, gioco bene qui, ma boom. Poi io attacco, è tipo la mezzanotte, a un certo punto non sentivo niente, sentivo... Mentre si era messo il telefono qui e ogni tanto mi diceva, sì, sì. Cioè si era appoggiato il telefono sul soffago. Poi quando sentiva che non dicevo più nulla, si svegliava, brava, tanto sapeva, gli dicevo sempre le stesse cose, bene, brava. E che fai, dormi? Allora quando torno ti sveglio e te lo ridico. Allora tornavo, lo svegliavo, ora tu sta sveglio perché ti racconto tutta la partita. E ancora non mi aveva sposato, non bello è quello, è un masochista. Chiudiamo in bellezza questa prima sestina. Allora, 13 Marina, Veneto. Buonasera. Buonasera Marina la motociclista. Vediamo se sbandiamo, andiamo felici sul rettilineo. Il portachiavi! Posso andare a ballare con gli amici? Posso andare a ballare con gli amici? Dottoressa, va a ballare con gli amici. E va a ballare con gli amici, va. Musica! Ma con tuo marito andate a ballare? Allora, prima di Niccolò sì, sì. Adesso sì, non ballate? A casa, sì, sì, voglio. Ma ad esempio con i tuoi ospiti della casa vacanze lì all'agriturismo, scateni serate così, sì, crei sì, serate così? No, 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 però... Ma sei travolgente, no? Sì, sì. Infatti io, tutti i miei clienti mi ricordano per il sorriso, perché io... Certo. Sorrido sempre. No, ma il sorriso è straordinario, perché uno può pure provarci se si sente... Ma guarda, noi ci sta uno slogan dell'agriturismo o casa vacanze, dove io dico i nostri clienti arrivano da ospiti ma partono da amici, e quando vanno via sono la mia famiglia loro. Vediamo se la pensa così pure la dottoressa. 1, 2, 3. Buonasera dottoressa. Su. La dottoressa dice arrivate da concorrenti e ve ne riannate da concorrenti, non c'è mai una donna senza cuore. Il tuo slogan mi piace moltissimo. Grazie. Arrivate all'agriturismo come ospiti, andate via da amici, è bellissimo. Lei no, ma noi andremo a trovare Lisa. Già siamo un po' amici in questa avventura, noi saremo ancora più amici. Dica, cattivona. Sicuro? Diamine, c'è una sorpresa. No. La dottoressa ha detto una sorpresa che le garberà un monte. Vediamo. Eccoci qua amore, non poteva mancare la nostra fortuna, il nostro amore. Ciao Lisa, divertiti. Come si dice? Ciao mamma, torna presto, ci manchi tantissimo. E adesso ti dedichiamo il nostro ballo della fortuna. La 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 la. Torna presto. Salutaci Flavio. Ciao Flavio. Ciao. Ciao. Dico, si spera, se vinco magari sì. Che fai? Se vinco mi piacerebbe ampliare e farci un appartamento lì per stare a contatto con i clienti sempre, perché io sono disponibile 24 ore su 24, io ospito famiglie con bambini, quindi loro sanno che a qualsiasi cosa mi possano chiamare, invece quando sono lì magari per qualsiasi cosa. Quindi questo vuol dire, no no, perché a noi fa piacere provare a realizzare i sogni dei concorrenti, no? Io questo sto pensando, vorrebbe dire che se vinci molto ampli l'agriturismo. Sì.
dormi lì, quindi sì, durante la notte tu potresti andare a io parlare con le famiglie, dico, entrare nelle stanze, sì, 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 e raccontare le tue partite di palla. Perfetto. È un servizio. Non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Mi scuso con gli ospiti, mi scuso. Potresti mettere la filo diffusione. No. Certo, la Lisa diffusione dalla stanza. Ora vi racconto il primo set. Ecco, bene, è iniziato un po' male. Siamo andati sotto 3-0, ma poi... Bellissimo, prenotate numerosi. Vi aspetto. Eh? Vi aspetto. Casa vacanze. Sì. C'è molto amore nell'aria, molta felicità. La dottoressa non ama questo monte di feciate, ti garba un monte, lui, il bambino, tuo marito, noi ci garbiamo tutti un monte, tutti che sorridiamo, la dottoressa non le garba, la dottoressa non le garba, la dottoressa non le garba e quindi dice cambio, per ora non offre, quindi non porta anche lei un monte di allegria, di offerta, di soldi. Vedo che la notizia non ti tocca minimamente. No. Ce n'è dei numeri, mi piacciono, però per il momento... Tengo questo, poi vediamo. Allora aspetta, in questa pausa intanto sospendiamo un attimo. No, mica riprendi fiato, riassorbi, riacquisisci fiato per le parole, per il prosieguo della partita. Diamo anzitutto il bentornato a Chiara, che è stata poco bene. È tornato il nostro capocantiere, siamo più tranquilli. Momento di pausa, anche noi cerchiamo di farvi arrivare a parte la dottoressa come... Concorrenti non lo siete mai, siete sempre persone, poi grazie al cielo cerchiamo di diventarvi, e speriamo che anche voi lo siate per noi, di diventare tutti amici. Sicuramente facciamo un viaggio insieme, nostro nuovo ospite da stasera, che poi ci diventerà, diventeremo amici, arriva dalla Campania. Buonasera, sono Gioacchino Roberto Di Maio, vengo da Santa Maria alla Carità in provincia di Napoli. Oh! Ben arrivato Gioacchino. Devo dire Gioacchino Roberto, basta Gioacchino. Uguale, chi mi chiama Gioacchino, chi Roberto. Gioacchino, Gioacherto, va bene. Robertino. Allora, hai valutato, hai pensato, ponderato, cambiamo pure, no? Per ora no. Per ora no, rimane il 9, a verbale del notaio, non cambiamo. Non cambiamo, rimane grazie. Il 9. Sette campane a Roberto. Il nuovo arrivato, lo sfidi. Non sono superstizioso. Aiuto, vediamo. Aiuto, 50 euro. Il mio amico Mauro Trentino Alto Adige. Buonasera. Ciao Mauro, buonasera, da Cavalese, con furore. 30.000, ci possiamo stare. Stefania 16 Sardegna. Buonasera a tutti. Buonasera Stefania. 100 euro. Stefania, grazie. Dottoressa, è tornata la fortuna, eh? Hai ragione. Un attimo di serietà da parte della dottoressa. L'hai detto tu, se non l'hai detto ci puoi smentire. Okay. La dottoressa ha letto nelle tue note, nelle tue dichiarazioni, ha detto, tu dicevi, hai affermato, quando andava a scuola agli altri bastava, ne bastava una, a me servivano due lezioni per capire una cosa. Sì, sono un po' duretta. Perché la dottoressa ha aggiunto, poi si è riscattata, perché la meravigliosa moglie, mamma, l'agriturismo, la tua gioia, la tua capacità di vivere, di espandere allegria nell'aria e vicino alle persone che ti frequentano. Però, di com'è questa storia? Era così, io avevo bisogno... No, è bello che mi applicavo anche. Mi applicavo, studiavo, però magari a qualcuno ci bastava la lezione in classe, ma invece voleva un po' di più. E non ho sofferto di questa cosa, perché non era facile. Poi se vive in un paesino, che a volte le persone possono essere cattive, no? Però io sono sempre stata una che... Eri sempre lì a Montespertoli? Sì, sempre a Montespertoli. Più o meno quanti sarete stati abitanti? Oddio, me l'hanno chiesto, non me lo ricordo. Non te lo ricordo. Vabbè, contiamo. Cerchiamo. Però aspetta, è un comune grande. Aspetta. Chiediamo, va. Cri, Cristiana, mi trovi per favore quanti sono a Montespertoli? Uno più, uno meno, due, tre che passano con la macchina. Ma è per una cosa nostra. Intanto chiedo al professor Matiacic, grazie Cri. Lei capiva subito tutto dall'inizio della prima lezione? Sicuro. O già insegnava lei anche alle elementari? No, vabbè, così tanto no. Certo, la matematica poi, a livello dell'esperienza che comunque ho, andava studiata esternamente anche alla classe, naturalmente.
Sì. Anche perché se no non l'avrei mai potuto conoscere, ad esempio l'albergo di Hilbert. L'albergo? L'albergo di Hilbert, perché anche in matematica c'è un famosissimo albergo, l'albergo di Hilbert, con infinite stanze. E che ha la proprietà che anche se questo albergo è pieno, arrivano infinite nuove persone, beh, c'è un modo molto semplice per farle star tutte. Si manda tutte le persone vecchie nella stanza che ha il numero doppio rispetto alla loro e abbiamo liberato infinite stanze. Ah, vedi? Semplicissimo. Mandano le vecchie, ma come dice, professore, gli anziani? No, no. Ah, quelle vecchie già stavano? Quelli che già ci stavano, ah, sì. Ah, ecco, gli ospiti che già da tempo gli ospiti che già abitavano in questo albergo, gli si raddoppia il numero di stanze, abbiamo liberato infinite stanze. Ho capito, ma le posso assicurare che anche in questo albergo con infinite stanze Lisa riuscirebbe a parlare a tutti, a tutti! In tutte le infinite stanze. Andrebbe a raccontare la parte. Oggi abbiamo vinto, Aprete qua, abbiamo vinto! Ho fatto la minestra! Ma lo dico anche quando si perde, adesso lo dico anche quando si perde, certo! Lisa, a me il racconto è pure più lungo e doloroso. È drammatico, Sì. Racconto la prima offerta sperando che Lisa la capisca subito e sappia valutarla per il meglio. No, che no, ma non mi permetterei mai. Hanno bussato, scusi. Ah, no, eri tu. Ah, volevamo intanto comunicare agli amici di Montespertoli, se non lo sapessero neanche loro, siete 13.331, stasera 330, perché Lisa sta qua e probabilmente c'è un magico silenzio. Sono a fa festa. Stanno a parlare, stanno parlando tra di loro. Parlano tra di loro perché nessuno li interrompe. Prima lezione, mi piace stasera, non offerta, prima lezione per Lisa. No, che ansia. No, ma sei bravissima, ormai hai capito tutto. Ah, una lezionona, una lezio magistrale. Quanto? Tre tiri saranno, oppure torni subito da Tommaso e Nicolò che non vedono l'ora di rivederti, ma soprattutto di riascoltarti. E sono 38. Siamo sicuri? Sì, credo di sì. Ah, ecco. Sì. Sì, fingiamoci sicuri. Ecco. Ecco, 38.000 euro. Wow. Ringrazio la dottoressa, ma ha rifiuto l'offerta. Rifiutiamo. Hai altre musiche della fortuna? C'è una musica che racconta un po' la storia mia di Tommaso. La sappiamo, maestro, questa storia che racconta? Vediamo, possiamo provare. È una canzone di Elisa. Di Elisa? Oddio, ora l'emozione non mi viene in mente. Ci penso io. Ci pensa il maestro. Grazie, che carino. Sì, amico di Elisa, tutte le sere si vedono, suonano insieme. Ma credo sia a un passo da te. Sì. Era eppure sentire, voleva dire. Ora piango, però. Eppure sentire mentre Elisa parla. Capito? Elisa canta e Elisa parla. Musica. Paura di decidere. Ad affari tuoi spesso abbiamo la paura di decidere, ma anche nella vita. Paura di me. Perché non si può tornare indietro dalle decisioni che prendiamo. Di tutto quello che non so. Signora più elegante e simpatica che abbia mai conosciuto, Saveria 2. Saveria Francesca. Buonasera Saveria. L'eleganza di Saveria costa caro. Era troppo elegante. Troppo elegante. Oh. Lasciati prendere dalla musica meravigliosa della canzone di Elisa, ma allo stesso tempo ritroviamo l'istinto del blu. La regione di nascita di mio babbo, 17 Basilicata, Saverio. Buonasera, Saverio. Dai! Potresti prendere il suo vino per l'agriturismo. Si fa uno scambio. È uno scambio, scambio vediamo. 50.000. La metà. E va bene. Di 100.000. Non importa. Allora, in Valle d'Aosta siamo andati a spendere 100.000 euro. Ne abbiamo spesi per il vino 50.000. Claro, in un'altra terra meravigliosa, Basilicata, vini meravigliosi. Scendiamo di molto, diamine. Queste due chiamate non è che mi hanno garbato. Non mi sono garbata per nulla. Va. Facciamo una chiamata di quelle del nostro livello, quelle che ci garbano un monte. No, speriamo. La rete, i paquitos.
Chiara 12, Friuli Venezia Giulia. Ritorna Chiara, ancora bentornata. Perché la mia vita è rossa, io sono sempre allegra, devo bere caffè forte adesso. Dica, la canzone di Elisa diceva paura di scegliere. Sì. Di decidere, sì, paura di decidere, paura di cambiare. Paura di decidere, paura di dover cambiare, paura di non voler cambiare. Due tiri poi da tirare, ma dopo. Adesso invece, senza paura, con la giusta attenzione, come fai tu, anche lasciandosi andare, aprendosi col sorriso alla vita, alle cose della vita. In questo momento comunque è vita, cambiare è una delle tante cose che la vita spesso ci costringe o ci chiede di fare. Io credo di essere in generale una donna molto fortunata, perché ho una famiglia meravigliosa, oltre a Tommaso e Niccolò, ho due sorelle fantastiche e un babbo e una mamma straordinari. Le poi sorelle c'è... parlano quanto te o no, una no, quota fortunatamente. Oddio, la mia sorella più grande. Invece Lara è. Ad esempio, più... voi fate Natale tutti insieme? Sì, certo. No, sì. Immaginavo te a Natale che tieni il banco. Casino. Quello, sì. Tu tra che me c'hai... la mia sorella, mio babbo. Tu che tieni il tabellone della tombola, deve essere un'esperienza. È vero, non hai una famiglia, dice Migliaccio, hai un gruppo d'ascolto. Sì. Ha dei fan, ha dei fan su Facebook e Twitter che la seguono, dei follower. E la seguono e soprattutto l'ascoltano. Sì. Quando sono arrivata qui, mi hanno chiamato. Ricordo, mi fece il provino un ragazzo di nome Lorenzo, che ringrazio, che è un nome che io amo particolarmente perché il mio cognome è il nome di mio nipotino più grande. Comunque quando sono arrivata qui e mi hanno telefonato per dirmi non ci credevo, pensavo solo le ragazze alla pallavolo mi pigliavano in giro e ho pensato, cavolo, che fortuna. E quando sono partita ho detto a mio babbo, io andrò lì non vincerò nulla, però la soddisfazione che mi hanno chiamato in mezzo a tutta quella gente, poi conoscere tutti loro sono fantastici. Veramente fantastici, loro sono stati la mia famiglia in questi giorni, perché lontano, sono una che non riesce facilmente a stare lontano dalla sua famiglia. Comunque, sì. Ho sempre detto quando guardavo in televisione che non avrei cambiato, però c'è un pacco... Oh, da casa, guardando affari tuoi, tu qualcosa di noi avevi capito o parli anche tutto durante il programma? Cioè, sapevi la trama? No, seguo. O lo vedevi col volume? No, perché a casa mia come nipote si decide il pacco, si decide il pacco e vince chi... Cioè, pacco più grande. Certo. Infatti ora solamente i miei nipoti staranno giocando con la mia nipotina Carlotta, mio babbo. Lorenzo. Lorenzino. Carlotta, Lorenzo. Fra un po' torno. Ecco. Loro sono gli unici sicuramente felici. Sì. Sì. Sì, sì. Comunque cambio, c'è il cambio. Sì. Colpo di scena. 18. E perché? Perché è il numero della mia maglia. E la maglia di mio marito era. Lui giocava a pallavolo o era... Sì, ora gioca a chuckball, ma prima giocava a pallavolo. Chuckball. Cioè, quando un embriaco tira una pallonata, chuckball, come sai? Allora, non è che te lo so spiegare tanto bene, è un gioco piuttosto nuovo, recente. Sì. Semplicemente c'è una retina piccola. Mettetevi comodi a casa, sta per spiegare il gioco. C'è una retina piccola. Non lo so spiegare bene. Vabbè, ma va, ovviamente noi non ci lo sono... sappiamo, puoi anche mentire. Ah, ok. C'è ci una sono retina. Due reti piccole con una palla morbida e praticamente loro possono tirare sia di qui che di là, però poi non mi ricordo se tipo rimbalza a un punto. Insomma, guardate su internet, ciucco. Però è bellino. Se su da un monte. Detto così può essere tutto, ma... Due reti da pesca, due reti come nel calcio, sono delle reti tipo, sai quelle quando ci si salta da bambini? Ah, sì. Tipo quelle, però messe per ritto. E loro devono tirare, però non mi ricordo se tirando, che c'è un sacco di regole, se tirando riprendi la palla e punto degli altri, c'è un monte di regole. Va bene, allora adesso noi ci cercatelo, stiamo attivando sulla pagina Facebook, adesso tra qualche minuto ci stiamo organizzando. Intanto Lisa è ancora una ragazza molto magra ma piena di parole, quindi ne ha ancora tantissime. Lei, infatti, l'unica canzone che odia è Ligabue, ho perso le parole. Lei dopo, la ritrovate Ligabue, la ritrovate tutte Lisa.
io le parole. Sul lato B del disco c'è Lo ritrovate tutte io, di Lisa Lorenzo. Allora, intanto si stanno operando i nostri Stefani e Alessio su Facebook, tra pochissimo, ancora qualità, e saprete tutto del Chuckball. Quello che non sappiamo e non sappiamo mai è come si spegne, dove sta il bottone di Lisa. Ma non vogliamo, sto scherzando. Grazie, mia bell'Angela, come stai? Tutto bene? La ritrattista. Sottraggo parole, sento quell'altra dilinguente. Allora, sì, lo so. Grazie. Allora, certo. Allora. Ascolta, se sì. Apro un altro rosso, cioè le probabilità di aprire un altro rosso sono poche, e che cavolo. Ti vado a dire. Non mi piace proprio, come dire. Non mi garba per nulla. No, ma non mi piace prospettarti l'eventualità, ma comunque c'è. Ci potrebbe essere la possibilità di giocare per la Iella, anche se mi distruggi 500.000 euro, sì, in quel momento allarme rosso, la matta e i quattro blu diventano 50.000 euro, se siamo fortunati che anche la X è tra i valori compresi tra 2 centesimi e 300 euro, anche quello va nei blu e giocheremo per 60.000 euro, quindi la serata... Ok, però rammentamelo, rammentamelo. Sì, intanto, certo, ecco. Beh, te ne accorgi pure tu se vanno via 500.000 euro. Mi importa, rammentatelo. Bene, allora... Pasquale 10, la Puglia. Buonasera a tutti. La mia etoile. La rete. La bellissima e simpaticissima Leonora 5, la Sicilia. Oh! Buonasera. Trilli. Trilli, squilli di tromba. Un euro, vai, vai, vai. Vieni. Allora, grazie per... Come stai, come dire, spendendo il tuo tempo qua insieme a noi ad affari tuoi? Ma poi con la dottoressa faceva una riflessione. Lei ed io amiamo moltissimo, infinitamente il mare. Ma pensavamo... Ti ho fatto venire il fiatone. No, ma pensavamo... Quello sto per morire, no, il fiatone. Ma stavamo pensando, nonostante il nostro amore che è eterno per il mare, se la campagna dà sta energia, veniamo a vivere da te, tesoro. Dottoressa... Suona, se la da sola. Chiama i pacchi, cosa, balla, festeggia, ritorna al rocchettone e ricomincia. Certo. C'ho più voce. Puoi bere, ma... No. Nemmeno, no, perché non nei momenti in cui beve non riesce a parlare. Capito. Va bene. Non è riuscita ancora ad affinare la tecnica. Mentre l'acqua... Ma riuscirò. E mentre l'acqua non riesce. Sviluppa le branchie. Sì. Con le branchie riusciresti a bere e a parlare. Vado a dire. Oh, sorridi, certo. Non è che, sì, cioè, non è che una cosa non brutta. Infatti, allora, bravissima. L'affaritore non finisce mai. 9, 15, 8, 14, 20. C'è che sta a dire? Ti sto intanto sottoponendo i numeri. Okay. Perché ne dovrai chiamare uno solo. Se prima però rifiuterai per la seconda volta 38.000 euro. Un tiro soltanto, minore difficoltà, apparentemente chiaro.
ma con i 500.000 euro devo sul tabellone. Devo star seria? No, no, che c'è? Le persone serie sono quelle che ridono, quelle che si danno un tono, un piglio. No, perché sono poi seriose, se no dice questa, roba. No, ma a me come? Non mi riesce a stare. No, no, ma tu stai come vuoi stare. È la tua vacanza, noi siamo il vostro agriturismo. No, si ribalta il concetto. Adesso in ferie. Noi siamo l'agriturismo affari tuoi. Mi piace molto. È un tempo sospeso, lo diciamo sempre, quella d'affari tuoi, della vostra vita vera, vera. Quella proprio vera di tutti i giorni, degli affanni, dei pensieri, delle cose belle, ma anche delle inquietudini, delle cose da pagare. Qui invece si viene. E si prova a vincere, si sorride, si balla, si gioca. È la stessa cosa poi, Sì. Quando si va da qualcuno, allora, io sono dell'idea che quando uno viene in vacanza, specialmente di questi tempi, non tutti possono permettersi le vacanze, magari una settimana, se ti arrivi e trovi qualcuno serio, arrabbiato. Certo. Cioè, io penso davvero una piccola responsabilità, no? Cioè, uno si sacrifica anche per fare la settimanina di vacanza. Arrivano e trovano uno arrabbiato, serio, che non sorride, che non parla, che quello potrebbe essere anche, ecco, meglio. Però insomma, il sorriso aiuta sempre nei momenti difficili, però specialmente per chi viene in vacanza, se no devi fare un altro lavoro. No, sì. È come il tuo. No, sì. Se fossi serio. Io pure quando non capisco sorrido sempre. Io. Vero? Quando parla Mariachi ci ha visto, sorrido sempre. Ci vuole. E quindi. Lui ha sempre il mio sorriso, quando va a dormire e quando si sveglia, sta così. Si sta nel letto e faccio pressione. Buonanotte. E una. Sì, oppure buonanotte. Ma gli dice anche mi carbo un monte? No, mi carbo un monte no. No, io dico. Meno male. No. Ok. No. Anche perché lui mi chiederebbe quanto, e io dovrei dare una risposta matematica. Ah, cioè, quanto è un monte? Io dovrei cominciare a fare calcolare, caso, no, e allora non sono va capace. Bene. Okay. Quindi l'unica cosa che adesso dobbiamo calcolare è, ci conviene né più, tirare un'altra volta, o spegni il tuo sorriso, te ne vai e ci lasci così in questa valle di lacrime? No, rifiuto. No, non è che lo devi fare per noi, oh, io scherzo, no, dico in maniera poetica. Lo faccio per me, no, rifiuto, ringrazio la dottoressa. Allora, un pacco. Ok, chiamo Angela 9 Piemonte. Il tuo? Sera. Angela? No, ho detto Angela. Ma così, il tuo a cuore. Non hai fatto una minima strategia, lo tengo, lo porto avanti. Ho sempre pensato a una vera strategia, di andare così come mi veniva, come vivo. Come vivi? Avevi questo? Non importa, non ci importa. Ci siamo dentro ancora, notaio, vero? Siamo all'ultimo. Siamo all'ultimo pacco, quindi può giocare. È l'ultimo. Te lo dovevo ricordare, sì. Rammentare. Gioco. Prima c'è la dottoressa. Dica. Vuoi prima ascoltare l'offerta che naturalmente inevitabilmente scende o già vuoi dichiarare che sì, giocherai per la Iella? Sì. Gioco la Iella. E allora al 3, 1, 2, 3, e Iella sia! Invertiamo il tabellone, la preziosa regia del maestro Mignucci. Ci ribalta. Trombe. Allora, sicuramente si gioca con 30.000 euro per te. Adesso, con un pizzico di fortuna, speriamo che la sorte sorrida a te che stai sorridendo e ci stai regalando il tuo sorriso, non solo stasera, da quando sei arrivato, ed è veramente un sorriso che incanta e innamora, da 2 centesimi fino a 300 euro, da 2 centesimi fino a 300 euro, sono altri 10.000 euro per te. Tesoro mio, fammi un sorriso da 70 euro, che poi diventa 10.000 euro. E quindi, bene così, la X da 70 euro diventa un altro mattoncino blu da 10.000 euro, quindi in tutto la X, la matta, i due blu diventano in tutto 40.000 euro.
quel rosso è da eliminare. Stasera vincono i blu, stasera contano i blu. Serata con Lisa che ha sparigliato le carte, non poteva che finire in questa maniera, dottoressa, al contrario. Pronti? Sì? Ammazza, non verrà mai alla casa vacanze di Lisa, lei, voglio, proprio voglio informarla ufficialmente. 8.000 euro è l'offerta della dottoressa, oppure tre tiri, sì, per provare a far saltare fuori da una delle scatole superstiti i 20.000 euro e vincere. Un altro augurio, un in bocca al lupo che ti dobbiamo fare se giocherai, è che tu, dando via in maniera sfortunatissima i 500.000 euro, tu non abbia preso i 20.000, ci mancherebbe proprio quello. Allora proprio la serata, come dicono a Roma, siamo proprio del gatto, non Matiacic, il gatto quello, non buono. Che rifiuto, facciamo? L'offerta della dottoressa. Allora, buono gattone là sopra, lei è buono nonostante le apparenze. Allora, da adesso è bello perché un colpo secco, troviamo i 20.000 e facciamo festa. Speriamo. E sorridiamo tutti insieme a te. Ci hai insegnato stasera a sorridere. Ancora di più, hai ragione, le facce allegre, il cielo aiuta, in questo momento ci serve un bel sorriso, un pizzico di fortuna, troviamo i 20.000 e ci scateniamo per l'ultimo ballo della tua serata qui, all'agriturismo Affari Tuoi. 15 Lombardia, Ruggero. Buonasera a tutti. Ruggero, buonasera, ce l'hai tu i 20.000 e facciamo festa? Matta. Se ne vanno 10.000 euro, possiamo ancora vincere 30.000 euro. Ok. Otto Emilia Romagna. Buonasera a tutti. Speriamo sia la buonanotte. Valentino, speriamo sia la buonanotte e non un buonasera. Il portiere di notte. La X. Eravamo riusciti a recuperare altri 10.000 euro con la X. Possiamo vincere 20.000 euro. 20 Donato Abruzzo. Ciao, buonasera. Ciao Donato, sei soldi sono là. Festa, ballo, saluti. Non importa Flavio, lo stesso, sono contenta lo stesso. Dica, ma cosa è Eccomi? Sì, lei è la locandiera. Allora, rischiamo di vincere niente. Ok. Se va in fondo possiamo anche rischiare di vincere 10.000 euro. Se tu mi dici, Flavio, basta rischiare, mi sono divertito, abbiamo ballato, abbiamo sorriso, ci hai raccontato, ci hai regalato una serata speciale, dice Flavio, mi bastano i 5.000 euro che mi offre la dottoressa e venitemi a trovare a Montespertoli. No, mio papà me lo perdonerebbe mai, siamo a giocare e si gioca fino a fondo. Rifiuto l'offerta della dottoressa, grazie. Perché hai detto papà non me lo perdonerebbe mai? Perché a questo punto mi direbbe gioca, sei a giocare, gioca. Non mi cambiano la vita, quindi preferisco giocare e godermela fino in fondo. Stacca senza aprire per fuori, Marco. Senti, signora delle vacanze, dell'ospitalità. Proprio perché è un finale, poi premessa, ognuno valuta le cifre come vuole. Non stiamo a fare il processo all'intenzione delle parole se dico è una serata dove si può vincere o non vincere poco, senza mancare di rispetto alle cifre, alle bollette, alla crisi, al periodo storico. Ma mi piace poter leggere solo due righe proprio in una serata, come dire, non troppo fastosa, ma di grandissimo sorriso, dove noi abbiamo provato ad essere tuoi ospiti, nel senso noi ad ospitare, ma comunque anche ospitati poi da te, dal tuo sorriso, da te che per lavoro, ma anche con una grandissima passione, ospite le persone in una serata, ecco, diciamo dalle cifre modiche. Mi piace chiudere, sempre parlando di ospitalità, ma con due righe prese, come dire, con tutto il massimo del rispetto, dalla Bibbia. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto angeli senza saperlo. 10.000 euro non guastano in questa serata di ospitalità. Di là ci sono i 20.000.
abbiamo fatto del nostro meglio, non il massimo, per ospitarti. Tu ci hai ospitato grazie. Col tuo sorriso nel tuo grazie. Mondo. Grazie davvero. Grazie. Buona serata a tutti. E se Dio vuole, torniamo domani. Prego. Aspettando la seconda serie di Braccialetti Rossi, va in onda la prima serie con Aurora Ruffino, Carlotta Natoli, Michela Cescon, regia di Giacomo Campiotti. Braccialetti Rossi. Buona visione.